Vi auguro la buona giornata e buon weekend. Il messaggio di oggi è organizzati per avere successo. Non lasciarti intimidire dalla parola organizzare. È solo un modo semplice per fare chiarezza nei tuoi obiettivi. Organizzare i pensieri, i documenti, lo spazio in cui vivi e lavori e la situazione economica ti aiuterà a conoscere e a pianificare i passi successivi. Gli angeli dell'abbondanza ti hanno inviato questa carta per ricordarti l'importanza di organizzare il lavoro e lo spazio vitale, oltre ai tuoi impegni. La disorganizzazione può farti sentire sopraffatto dalle normali attività quotidiane. Può darsi che tu abbia l'impressione che le faccende e le responsabilità siano troppe da ricordare. Potresti perfino Iniziare a dimenticare informazioni o scadenze importanti. Questo ha un effetto negativo sulle tue capacità di calmarti. Restare centrato e visualizzare tutte le componenti fondamentali per il lavoro di manifestazione. Organizzarsi significa semplicemente avere un certo ordine nella vita. È sufficiente segnare sul calendario le scadenze delle bollette. Scrivere un elenco delle cose da fare, spuntando ciascuna attività una volta conclusa farà sì che tu finisca ciò che inizi. Nota il senso di maggior chiarezza mentale quando cominci a organizzarti. Senti la leggerezza dello spirito che diventa la tua nuova realtà. Presta attenzione al tuo livello di stress e osserva di quanto si riduce. Se credi di essere già organizzato, verifica se non lo sei troppo, a scapito del permettere. Occupi la maggior parte del tempo a mettere a posto? Sei a disagio se il tuo piccolo elemento nel tuo spazio è disordinato? Se è così, gli angeli dell'abbondanza ti ricordano che questa è una tattica del tuo ego per sviarti. Essere ordinati e organizzati è una cosa buona. Ma non al punto di impedirti di lavorare fattivamente sulle priorità che sostengono la tua abbondanza. Questo è il messaggio per augurarvi la buona giornata.